Mari Forzani. Beh, dopo Rocco, intervenire dopo Rocco è sempre una disgrazia, perché insomma. Per quello che sono. Però io noto che c'è molta voglia in Italia di politica. C'è molto il sentimento politico, nonostante la politica sia distante. Ma chi sono i nuovi leader in Italia? Grillo. Il dittatore del web, Grillo. Abbiamo già avuto dittatori, basta. Renzi, la prima politica, in maniera pop io lo chiamo, la prima politica, il peggio della prima politica in maniera popolare. E gli altri leader li lascio da parte. Io guardo invece il territorio, perché ha detto bene Rocco, delle beghe romane a noi non ce ne può fregare meno, parlo in romano apposta, a noi ci deve interessare come sta Ponte di Brenta, come sta l'Arcella, come sta il centro, come sta Chiesa Nuova. A noi ci deve interessare questo, dobbiamo calare la Guizza, San Bellino, adesso dico tutte le parrocchie, che se no. Perché i fatti di cronaca parlano chiaro, è inutile che ci difendiamo dietro alle dichiarazioni dell'assessore alla sicurezza Marco Carrai, che dice che Padova è una città sicura mentre gli stanno svaligiando l'appartamento, perché è un dato di fatto. Noi siamo ridotti in questa maniera. Anche perché noi abbiamo un sindaco dei divieti, come ha detto Rocco, i divieti che hanno portato a far morire il centro, a dare il centro in mano a chi? Agli spacciatori? Perché parliamoci chiaro, a chi è in mano il centro in questo momento? Non di sicuro al commercio, le botteghe del centro stanno chiudendo, i centri commerciali non si possono più aprire perché ovviamente essendo città inquinata ed avendo un percentuale di spazio verde talmente basso che neanche i centri commerciali possiamo più aprire, oltretutto, noi diamo in mano il centro agli spacciatori e non è quello che vogliamo. Non può essere, dice bene Rocco, noi dobbiamo avere una città ospitale 24 ore su 24. Noi dobbiamo essere la città del futuro, dobbiamo avere il wifi libero in tutta la città. E io vorrei che i nuovi sindaci d'Italia, ma nella fattispecie di Padova, e qui spero di averne uno di fianco, comunque perlomeno intanto un candidato, siano più sindaci artisti e meno ragionieri. Senza nulla togliere i ragionieri, visto che sono figlio di un ragioniere. Ma perché? Perché noi abbiamo sindaci che guardano i bilanci 2009, 2010, 2011, sì dai, portiamo il bilancio. Questo è il modo di intervenire, chiedono al capo settore e portano il bilancio. Io vorrei invece sindaci artisti, perché gli artisti entrano nel cuore delle persone, capiscono il sentimento della gente e quindi vorrei che i sindaci capissero dove mettere le voci in bilancio, perché noi abbiamo bisogno di un sindaco che capisca il sentimento della gente, non che abbia l'ordine del segretario del partito di vendere Acegas APS a ERA e allora pronti, sì signore, neanche obbedisco perché essendo comunista non può neanche rispondere in quella maniera. Sindaci artisti, il nostro sindaco ci ha portato da padovani grandottori, io dico, a padovani spacciatori, ma non perché siamo padovani, ma perché siamo pieni di spacciatori. E allora Rocco, io ti sono sempre stato vicino negli ultimi 10 anni e quindi le battaglie le abbiamo fatte assieme e continueremo a farle. Però dobbiamo capire il sentimento della gente, questo è l'obiettivo, altrimenti, come hai detto bene tu, ci andranno i figli dell'imperatore, del dittatore del web, oppure ci andranno i figli della Prima Repubblica e noi staremo qui ad ascoltare e a vedere che Padova non va avanti, che Padova resta ferma a quel che erano i progetti della peggior giunta della storia di Padova, la giunta di cui hai fatto stranamente parte anche te. Allora, io te lo metto come un impegno personale, dobbiamo essere più presenti in mezzo alla gente e ascoltare soprattutto la gente di Roma. Freghiamocene, andiamo avanti per la nostra strada,
e la strada l'abbiamo presa giusta, speriamo che arrivi anche il treno e andiamo avanti. Buon Natale a tutti. Adesso Fabrizia Pirremo e poi Enrico Turrini. Buonasera. Io condivido pienamente tutto quello che ha detto Rocco. Noi vogliamo la destra unita e vogliamo riprenderci Padova. Se volete Padova, se volete Rocco Bondi, votateci. Portateci sempre i vostri amici, perché voi portate un amico, porta un altro amico, arrivate con 10, 100, 1000 persone. Perché è quello che vogliamo noi, è Padova libera, Padova bella, perché è una città d'arte. E... scusate, sono emozionata perché ero alla sprovvista. Sì, sì, no. Alla sprovvista, quindi se non volete i rossi, votate Rocco Bondi. Enrico! No. Una parola? Dopo vieni. Buonasera. Vedete, quando Rocco ci ha chiesto di preparare degli interventi per questa sera, giustamente, io come altri, come Mario, come quelli che mi hanno preceduto, abbiamo ovviamente pensato a cosa dire. Però io alla fine ho deciso di non prepararmi un discorso, perché ho pensato che fare un discorso contro la politica, un discorso contro questa crisi, un discorso contro tutto quello che non va sarebbe stato molto semplice. Avrei potuto prendere degli applausi, avrei potuto sfogarmi e voi avreste potuto sfogarvi con me e avere un certo senso di soddisfazione nel dire che tutto va male e che tutti sono incompetenti. Però sarebbe stata una soddisfazione effimera, temporanea. Una volta arrivati a casa, di quella soddisfazione non ci sarebbe più rimasto nulla. Io penso che la vera soddisfazione noi l'avremo il giorno in cui pagheremo anche un solo euro in meno di tasse, quando avremo un adempimento fiscale o burocratico in meno, quando saremo liberi di andare nei parchi cittadini anche la notte, mentre ora abbiamo dei parchi cittadini che vengono recintati perché sono occupati da immigrati, da criminali, quando potremo andare nella nostra stazione di Padova liberamente, prendere un treno senza aver paura, quando le nostre madri, mogli, ragazze potranno liberamente camminare per strada senza avere il timore di essere aggredite. E vedete, questa aggressione, questa criminalità non è un concetto che abbiamo noi perché lo dobbiamo opporci alla giunta che c'è adesso. Come giustamente ricordava prima Rocco, sono i dati che ci testimoniano il fallimento della giunta attuale. Noi siamo ultimi in Europa per lo smog, siamo agli ultimi posti in Italia per la microcriminalità e noi abbiamo degli amministratori che dopo 40 anni hanno ancora il coraggio di riproporsi e di candidarsi dicendo che le loro soluzioni sono quelle che ridaranno forza e vita a questa città. Io voglio dire una cosa, noi diciamo basta a queste false promesse, basta a indicare degli obiettivi che alla fine non sono mai mantenuti. E riallacciandomi a quello che diceva Rocco, vedete, io non sono il centrodestra perché il giornale La Repubblica o l'Unità mi etichettano come di centrodestra o perché io sono di Forza Italia o perché sono del nuovo centrodestra. Io sono il centrodestra perché io e i miei valori sono di centrodestra ed è per questo che vi invito a evitare le etichettature, a evitare di farsi schematizzare. Lo so che il cervello umano è abituato a schematizzare tutto e per cui tu sei di centrodestra perché voti Forza Italia o perché voti la Lega o qualsiasi altra cosa, ma noi non abbiamo più bisogno di etichette, noi abbiamo bisogno di risposte, di fatti concreti, e i fatti concreti e le risposte le otteniamo solo dalle persone che conosciamo personalmente, non dagli slogan. È per questo che, conoscendo io e tutti voi Rocco, io vi invito a pensare che solo le persone che conosciamo e che coi fatti hanno dimostrato di conseguire dei risultati potremo veramente migliorare la nostra città. Silvio Cavallari. Io rubo pochissimo tempo. E so che fra poco brinderemo tutti, ci faremo gli auguri di Natale. Ecco. Seguo Rocco da moltissimi anni e lo apprezzo.
è una, lo considero un politico di razza, lo considero anche un politico nuovo, perché nonostante diciamo mai sia abbastanza esperto, credo che abbia degli elementi di novità di rilievo notevole. Però questa sera devo anche dire, lo apprezzo, l'ho apprezzato per un ragionamento nuovo che ho sentito fare e che verte soprattutto sui temi dell'economia. Lui sa perfettamente che ne abbiamo parlato molte volte, Rocco, io seguo un'associazione di consumatori da moltissimo tempo, a livello regionale e nazionale. Ed è perfettamente vero quello che dice Rocco. Noi abbiamo una crisi economica, endemica, progressiva, che si protrae da anni nella totale indifferenza del potere politico romano. Se noi oggi abbiamo il movimento dei forconi, abbiamo delle autentiche rivolte di piazza, lo dobbiamo a una classe politica inerte, vecchia e da spazzare via. Questo è un esempio che stiamo andando di casa a pedale. Io adesso non voglio farmi trascinare da fuori, però il ragionamento che ho sentito fare questa sera mi dà una speranza. Perché Rocco, io è la prima volta che sento dire dobbiamo cominciare a parlare seriamente dei temi economici. Beh, allora, visto che ci siamo, io colgo l'occasione, aderisco fin da ora ai tuoi ragionamenti, al tuo pensiero. Sono anche disponibile come associazione dei consumatori a metterci la faccia, non ho nessun problema. Guardate, se il ragionamento di fondo che ho sentito fare questa sera diciamo dovrà dare una spinta, un aiuto all'economia, anche Padovana, perché no, certo, perché abbiamo una città che è completamente da ripulire, anche su questo sono pienamente d'accordo, io sono convinto che questa sia la strada giusta, quindi penso che sicuramente per queste elezioni io ti darò una mano molto volentieri. Poi abbiamo un altro intervento e poi concludiamo. Grazie, buonasera a tutti. E a parte essere assolutamente d'accordo con tutto quello che è stato detto, quindi non mi ripeto, c'è una cosa secondo me importante da dire riguardo a un futuro candidato sindaco o comunque a un politico. Non si sente. È perché mi da stare in linea con quello, ho cambiato anch'io. Dicevo, a parte essere d'accordo esattamente con tutto quello che è stato detto, volevo sottolineare quella che deve essere una grande differenza rimarcare di un candidato sindaco come Rocco rispetto a tutti gli altri, compresi anche quelli che forse verranno fuori all'interno del nuovo centrodestra o di Forza Italia. Non lo so, neanche una lista civica, non lo so. La differenza è questa: Rocco Bordin è sempre stato dalla parte dei cittadini, dalla parte nostra, non dalla parte, diciamo, dei poteri forti, perché sennò non sarebbe qui, non sarebbe in mezzo a noi, sarebbe probabilmente lui già forse a Roma, forse con un posto in un listino bloccato, quelli che, diciamo, sapete, sono stati definiti illegali. Invece lo troviamo qui, lo troviamo sempre dalla parte nostra, cioè lo troviamo a combattere per quello in cui tutti noi crediamo. E noi dobbiamo questo sottolineare quando gli faremo la campagna elettorale, e la sua posizione anche in questo frangente di anticipare un po' tutti e andare controcorrente sta a dimostrare proprio questo fatto. Se no avrebbe aspettato che cosa diceva Roma, avrebbe aspettato di scegliere, invece ha anticipato tutti, perché lui vuole stare dalla parte dei cittadini, lui vuole davvero risolvere i problemi concretamente. Gli altri, Rossi, Zanonato, hanno fatto tutto quello che hanno fatto perché gli è stato detto dall'alto, da qualche potere forte. Inutile che la sinistra dica che i poteri forti hanno solo guidato la destra, hanno guidato anche loro. Anche loro sono dietro banche, dietro sistemi economici corrotti. Non c'è la corruzione è stata
diciamo, la molla scatenante di tutti, indistintamente. Lei non pensa che un domani il signor Bordin, quando sarà sindaco, non dovrà anche lui sottostare a questo potenziale? Ecco, anche Rocco Bordin dovrà sicuramente combattere, ma non sottostare. C'è una bella differenza. Lui dovrà combattere come gli ha sempre combattuti, come li dobbiamo combattere tutti, noi per primi. Perché chi dice che dobbiamo sottostare i poteri forti non ha voglia di combatterli alla fine. Bisogna combatterli i poteri Berlusconi forti. Berlusconi vincerà con i giudici. Berlusconi vedremo. Adesso mette sappia tutte le cose. Però non lo sa nessuno. Io non posso prevedere quello che succederà. Ci vuole la bacchetta magica. Ci vuole la bacchetta magica, quello che succederà al nuovo centrodestra. Io posso garantirvi, perché lo conosco da tantissimo tempo, che lui ha sempre comunque cercato di stare dalla parte dei cittadini, e così farà, di risolvere i problemi. È venuto uno dei pochi assessori, io mi ricordo quando facevamo le assemblee, veniva nei quartieri, ma quali assessori vedete nei quartieri? Quando era assessore lui, quale personaggio politico viene a chiedere ai cittadini, ditemi un problema e io cercherò di risolverlo? Le uniche cose che fanno è dire sui giornali, sì, faremo questo, faremo quest'altro, e poi però alla fine non fanno nulla. Cioè, qual è il risultato? Il risultato della città è la più inquinata, la più insicura, che non possiamo uscire di sera. Lui è sempre stato in mezzo alla gente. Quante assemblee ha fatto per cercare di raccogliere opinioni, di cercare di aiutarci? Questo è quello che è Rocco Bordin, e quindi in questo davvero si distingue da tutti gli altri. Ringrazio Rocco per aver dato la possibilità di chiudere la serie di interventi. Con voi mi piace fare una riflessione nei confronti di quei numerosi padovani che sono disoccupati. Uno dei punti più importanti del programma di Rocco è quello di aiutare i disoccupati. Io stesso sono disoccupato, laureato, non mi voglio dirlo, perché diventa quasi un mio merito quasi in Italia essere disoccupato, non per, diciamo, non aver voglia di lavorare, ma perché non ci sono i mezzi, non c'è la voglia di aiutare i disoccupati. Il Comune di Padova, quindi tornando alla nostra realtà, ha fatto ben poco. Io sono, diciamo, uno dei testimoni di questa pochissima volontà di aiutare i disoccupati. Non si può dare un lavoro per 3 mesi come elemosina ai padovani disoccupati. Bisogna prendersi un impegno che duri per un po' di tempo. Per questo motivo ho voluto aggregarmi e, diciamo, aiutare il mio piccolo la campagna elettorale di Rocco, in quanto come persona non spetta a me essere lodi, perché molti lo conoscono, quindi sanno quali sono i suoi valori, quali sono i suoi principi e l'onestà che tutti li riconosciamo. L'impegno che ho chiesto a Rocco è che, se, speriamo sia un se che poi diventi realtà, Rocco riuscirà a vincere le prossime comunali, di aiutare seriamente con progetti di inserimento lavorativo per i disoccupati, non soltanto per quelli che possono usufruire di categorie privilegiate, ma aiutare effettivamente chi ha bisogno di lavoro, perché tre sono, diciamo, le disgrazie che può capitare all'essere umano: la povertà, la malattia e la mancanza di lavoro. Queste tre cose, se non ci sono, cioè se la povertà la si può vincere in che modo? Col lavoro. Il lavoro può dare dignità alle persone. Ecco, questa amministrazione di centro-sinistra ha tolto la dignità alle persone, perché non dà lavoro. Non spetta soltanto al comune, spetta anche alla provincia. Sappiamo benissimo che il centro per l'impiego non serve a nulla, però il comune, che è l'ente più vicino ai padovani, dovrebbe dare delle risposte. Aveva fatto qualcosa con la PS e la CEGAS, ma poi con la fusione eventuali progetti di lavoro sono svaniti nel nulla. Quindi l'impegno che chiedo a Rocco, e anche a voi chiedo un impegno, perché forse qualcuno di voi avrà dei parenti, dei figli disoccupati, di fare quadrato intorno a Rocco per poterlo portare
nel prossimo futuro a impegni che potranno risollevare le sorti di Padova. Grazie molto. Grazie. Allora, concludendo, non dobbiamo farci condizionare dalle etichette che ci mettono gli altri, che vogliono delle divisioni che non servono a noi, non servono al nostro territorio, non servono alla nostra vittoria, ma servono solo a chi le produce queste divisioni, per ottenere delle posizioni e dei posti. Guardate, tante volte ci siamo trovati, troppe volte, ad avere a che fare veramente con i poteri forti, in giunta, quando adesso l'esul per dirvi, guardate, ci sono delle pressioni che sono assolutamente forti, ma non bisogna mai sottostare alle pressioni, perché nel momento in cui sottostai è finita, ma è finita non tanto perché non accontenti chi eccetera, ma perché perdi il rapporto che hai con te stesso. Io credo francamente che il centrodestra per troppo tempo se ne sia fregato del territorio, come diceva Dario, perché avere a cuore il territorio vuol dire pianificare per tempo il disegno e le strategie politiche. Noi questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo prodotto, abbiamo proposto una persona, abbiamo proposto un programma e ad una coalizione abbiamo dato dei segnali positivi. È difficile vedere dei segnali positivi dati dalla politica e il segnale positivo che abbiamo dato è quello dell'unione. Per questo io, oltre a ringraziarvi di cuore di essere venuti qua stasera, di avere tolto il tempo alle vostre famiglie, alle vostre attività, alle cene dove potevate avere magari anche un guadagno di tipo economico, perché si concludono affari, si fanno cose. Io vi ringrazio di cuore per essere venuti qui e avere dedicato tempo al sottoscritto e secondo me anche alla nostra città. Grazie, tanti auguri.